Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, benvenuti qui da Oslo Biker. Oggi vi presentiamo una delle moto che hanno rappresentato tantissimo i fine anni 90. Stiamo parlando di lei, Suzuki TL1000R, modello che è stato immesso nel mercato nel 1998. Anno molto molto particolare, perché come molti saprete questo è l'anno dove c'è stata l'evoluzione più grande di tutte le case costruttrici, quelle che oggi vengono definite appunto il gruppo del mondo delle Youngtimer. Allora, Suzuki, come tanti altri marchi, è stato l'anno del lancio, della svolta, dove hanno fatto quello che non hanno mai fatto prima nella loro storia del loro marchio. Sono gli anni in cui ne faceva la padrona nel settore delle superbike, appunto Ducati, come tutti ben sapete, che ne faceva la padrona appunto nel campionato mondiale superbike per via dei vantaggi che aveva per il discorso della cilindrata piena e per il vantaggio che c'era collegato al discorso dei bicilindrici. Ecco che questi sono gli anni in cui, come ha fatto Honda col VTR SP1, come c'è stata Aprilia con la RSV1000, e anche una piccola parentesi di quello che è stato Bimota con la SV8R. Suzuki si lancia esattamente un po' come poi fece Honda col VTR a realizzare la moto, la sua arma, per cercare di fare guerra a Ducati, ed eccola qui davanti da noi, Suzuki TL1000R. Modello che deriva dalla versione TL1000S, che la possiamo vedere qui inquadrata qui davanti, che questo è il modello che la anticipa, se così possiamo dire, ma poi da qui viene fatto uno sviluppo ovviamente molto molto più raffinato per creare la prima super sportiva di 1000 di cilindrata del marchio Suzuki. Ecco che quindi Suzuki realizza un modello veramente particolare che purtroppo non ebbe successo assolutamente nel mercato per via di dimensioni molto grandi, sembra quasi un alieno, quindi molto cicciona, molto pesante anche nell'estetica, ma che comunque sotto delle carene rappresentava delle particolarità veramente uniche, come in questo momento vi facciamo vedere ad esempio la parte del monoammortizzatore posteriore, che era un ammortizzatore di tipo rotativo con lamelle per il passare del passaggio dei fluidi dell'olio per una regolazione particolare, che era stata una cosa un po' azzardata, che effettivamente negli anni successivi chi prendeva questa moto molti intervenivano per la sostituzione con un mono molto più tradizionale. Motore, il cuore di questa moto in realtà forse è la parte più vincente di questo modello, ovvero è un motore, un V di 90 gradi di 1000 cc raffreddata liquido, cambio 6 marce con ben 135 cavalli. Praticamente era uno dei motori bicilindrici più potenti dell'epoca, quindi quasi un paradosso. Un tipo di erogazione che ricorda un po' quello del VTR, quindi quasi elettronico, non ricorda quasi un bicilindrico. Moto che tira fino a 11.000 giri come appunto scala massima, quindi un motore che abbia una schiena veramente forte e impegnativa. Pensate che questa moto doveva in teoria partecipare poi al campionato mondiale Superbike, ma poi venne deciso di dirottarla solamente al campionato Superbike americano, l'AMA Superbike appunto, perché nel campionato mondiale Superbike tradizionale hanno mantenuto la partecipazione del modello 750 4 cilindri. Allora, pensate che in questo periodo addirittura la casa Suzuki mise sul piatto un kit di potenziamento con un costo veramente potentissimo per poterla preparare e poter gareggiare quasi ad armi pari. Alla fine invece in realtà tutta questa storia si era chiusa in pochissimi anni, col fatto che il successo commerciale non c'è stato, nelle piste ancora meno, a parte qualche sporadica, diciamo, vista in qualche gara che c'è stata in qualche campionato endurance o quello superbike americano, e quindi dopo pochissimo tempo questo modello è uscito di produzione. Che cosa rappresenta oggi? Sono passati più di 20 anni, una moto che è diventata storica ed è una moto che oggi rappresenta appunto l'unica super sportiva bicilindrica mai realizzata da Suzuki. È difficilissimo trovare degli esemplari in circolazione, cioè veramente poca roba, trovarli